fare? Mi trovi la cura del bocciato? No, no, vado a bussare a prendere un caffè. Ah sì? Sì, sì, sì. Chi paga? Barberini? Paga Smacchi. A Smacchi? Ciao. Possiamo fare tanto ormai abbiamo messo in rete al settore. Fammi prendere il cellulare. Ma è un agguato? No, allora capiamo, qua davanti per prendere il caffè. Sì, giuro! È l'unico bar, giustamente. No, veramente, adesso non è che... Qualcosa, ci dice qualcosa. In aula l'interrogazione. No, ancora non hanno iniziato. Ma stanno a cercare. Persone che andremo ad incaricare nei prossimi 3 anni saranno le persone che spenderanno il 75% abbondante del bilancio regionale, quindi non c'è nulla di spartizione, c'è scelte da fare in maniera in modo consapevole partendo da questi dati. Sono risorse che vanno a soddisfare i bisogni della nostra comunità regionale, quindi e toccano il quotidiano di tutti i nostri cittadini sempre, tutti i giorni, quindi penso che sia giusto riflettere con attenzione su questo tema. Si è raggiunto un punto, assessore? No, ma il punto è che insomma non ci sono state battaglie a lunghi coltelli. Io ho una visione diversa dal resto della giunta. Un pezzo del ragionamento è stato portato avanti dalla giunta con la nomina delle direzioni in mia assenza, ne prendo atto. Sinceramente avrei preferito, come avevamo detto, ragioniamo tutto nel complesso, si poteva fare, non a caso abbiamo tempo ancora fino al 29 di febbraio, però insomma vedremo adesso nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non scade nulla nella sostanza. L'assessore Barberini che farà? Si è parlato di questo giallo sulle dimissioni? Ma guardi, io penso che sia stato equivocato tutto. Io ho semplicemente detto che per un problema familiare, infatti mi vedete che sono venuto su perché capisco l'esigenza, avevo già annunciato da tempo che oggi non potevo essere presente, capita anche questo, quindi ho semplicemente comunicato alla Presidenza del Consiglio che oggi non potevo essere per la prima volta, non sono mai mancato in 7 mesi ad una riunione di commissione, a una riunione di giunta, a una riunione di consiglio regionale. Penso che insomma, per far capire quanto tengo al ruolo che sto esercitando e la passione che cerco di mettere, l'attenzione, ho semplicemente rappresentato questo, quindi non ci sono, forse qualcuno ha equivocato tra dimissioni e lettera di giustificazione di un'assenza del tutto legittima e fondata. Margini di ricucitura ci sono? Ma la politica è quello, è fondata sulla ricucitura, credo che dovremmo ragionare su questa cosa, da parte mia ci sono, certo, sui principi non sono, per quanto mi riguarda sui principi non cerco di non, sono un po' divisivi, però io cerco di non, sui valori, sui principi, sulle scelte, ho una mia idea e la voglio portare avanti con convinzione perché penso che di essere nella ragione. Caduti. No, che mi cerchi? Sono a piede libero io. Gente che si raduna al Brufani, gente che stiamo intrecciando. Godiamo di ottima salute. Sì. C'è gente che si raduna al Brufani, c'è un movimento incredibile, Presidente, ci dica qualcosa. Dal Brufani ci si radunavano. Vabbè, partita anche la marcia sua. Ma sta buono. Non è finita bene. Non è finita bene? Vabbè. Comunque sono tutti arrabbiati con Orlandi, perché? Che è successo? Su queste nomine della sanità. Io sono qui per la Coldiretti oggi. E per la sanità? Domani. No, dice domani un altro giorno si vedrà, diceva Rostella Vara. Che vi devo dire? Adesso aspettiamo, sappiamo su per giù quello che è stato, noi vedremo, siamo in attesa. Le dimissioni dell'assessore? Non o... ne so niente su questo. No, ma il suo pensiero su queste nomine? Ma io sulle nomine voglio vederle scritte perché ancora scritte non ci sono. In ogni modo. Il discorso delle nomine, questo per quanto riguarda le aziende, sono l'azienda di Terni, chi è stato nominato non lo conosco, quindi adesso ne parleremo, questa di Perugia c'è Luca, lo conosco da tempo, è una persona stimata, seria. Orlandi lo conosce? Sì. Vabbè, basta? Conosco tutti, quasi tutti, tranne che quello di Terni. Il suo giudizio? No comment. Non
però è importante il giudizio dell'università su questo nome. A caldo non la do io, il giudizio dell'università è essenzialmente sul rapporto che ci abbiamo nell'ambito delle aziende ospedaliere. Certamente poi la medicina delle aziende ospedaliere, quindi la parte universitaria, è coinvolta anche perché i rapporti sono stretti con tutto il territorio. Vedremo. Adesso Cosenza, prego dirmi. Ma dentro il PD ci sono delle correnti, ci sono sempre state, c'è una dialettica fisiologica, no? Essendo un partito che è nato da sensibilità differenti, da tradizioni differenti, è normale che ci siano un po' di dibattiti accesi, di scambio di opinioni diverse, però insomma alla fine una quadra si trova sempre. Ma dunque intanto a noi non ci è arrivato niente di ufficiale, quindi le impressioni le lascio chiaramente a domani. Sono rimasto impressionato da stamattina alle 10 c'era la convocazione ufficiale per la seduta del consiglio regionale. Alle 10:45 non si era ancora presentato nessuno dei consiglieri di maggioranza, né tantomeno l'ufficio di presidenza nella figura del presidente Porzi e il vicepresidente Guasticchi. Tant'è che ho esternato in modo consistente su Facebook il mio disappunto. Dopodiché si è convocato l'ufficio di capigruppo, allargato l'ufficio di presidenza, per calendarizzare la seduta alle 15. Alle 15 abbiamo iniziato alle 15:30. La giunta, nel momento in cui il consigliere portavoce Claudio Ricci parla della questione sanitaria, delle nomine, abbiamo avuto l'allarme bomba, cioè il consigliere regionale Cecchini, assessore, è fuggito insieme all'assessore Paparelli, una roba mai vista. Sulle nomine, guardi, io mi sento quasi di dire che è vergognoso quello che sta succedendo, è vergognoso il fatto che comunque la Presidente Marini si voglia comunque arrogare questo diritto. Per me non era da prendere questo provvedimento, poiché c'è il decreto Madia che prevedeva un determinato modo di eleggere, di nominare questi rappresentanti e che non è sicuramente quello di nominarli, ma di scegliere da un elenco. Nonostante ciò, l'indirizzo che noi vogliamo dare in Umbria è quello, sembra, di un regime, decide la Presidente. Questo è il tema contraddittorio della regione benchmark sui conti, che quindi sa risparmiare, ma che poi a livello qualitativo, nell'erogazione delle prestazioni, è stato detto più volte, i livelli essenziali di assistenza, la regione è decima, è sotto la Sicilia e c'è una caduta verticale dal 2011 su questa statistica che è importantissima. Una giornata che dimostra come le scelte dei direttori nel quadro del sistema sanitario della regione Umbria sono state sviluppate e sono in corso semplicemente con un criterio di ripartizione politica, mentre noi abbiamo detto dobbiamo scegliere i direttori apicali della sanità in Umbria in funzione del merito, in funzione del curriculum. No, ma è uno spettacolo veramente indecente, stiamo assistendo a delle cose mai viste, tra l'altro, che presuppongono un conflitto che nemmeno ci aspettavamo, insomma. Quindi Orlandi è stato ribattezzato il cane da guardia dei Barberini, insomma.